Buon pomeriggio! Eccoci finalmente di nuovo insieme! Eccoci qua, Donato! Donato, mi senti? Buon pomeriggio! Finalmente di nuovo insieme fuori dal coro! Oltre! Sì, ma non gridi, perché gridi? Perché oltre i paletti, sì, oltre la simpatia, oltre la logica, oltre i decibel, oltre l'ordine dei giornalisti. Molto. Vabbè, vabbè, dove va? Sì. Dove va? Abbiamo un sacco di triste cose da farvi vedere che fanno rizzare i capelli, non ce la faccio più. Giordano, però piano, riprende. Allora, è incredibile, però. Ma stiano calmo, ma non è semplice stare calmo in questo paese. Sì. No. In questo paese che non è più un paese. No. Lo vogliamo vedere cosa è diventato. Cosa è diventato? Donato, fammi vedere la prima grafica. Dov'è la prima grafica? Donato, non esiste più l'Italia! Che Babland! C'è che Babland! Non c'è più lo stivale, c'è rimasto l'odore. Ve ne siete accorti o no? No. Beh, no. Non siamo più padroni a casa nostra. Oggi se vai in una pizzeria trovi un egiziano. Ma non è vero. Vai al supermercato, tutti cingalesi. Vai a fare le tabelline con i tuoi figli, i numeri arabi, tutti i numeri arabi. I numeri arabi sono quelli normali. Vai al parco, questo ragazzo ci va al parco. Come sono gli spacciatori? Tutti africani. Ma non è vero. Vai al cesso. Ma perché non fa lui? Il cesso alla turca. Sì. Basta. Vabbè, ma il cesso alla turca si usava anche senza stare. Ma no, è inutile che tu rida. Come sono gli spacciatori? Sono africani. Ma che ne so io di come sono? Lo sai benissimo tu. Lo sa lui. E per colpa di chi? Per colpa di chi? Di questo governo? No. Butto. Diciamolo insieme. Butto. Con questa spontaneità. Giordano, però, un tono meno infantile, per favore. Meno infantile, gne. Qui c'è l'aria mia, qui c'è l'aria tua. Gne, si fa così. E intanto, il Rai funziona così. Anche tu che ridi lo dovresti sapere. Intanto la Torre Velasca la comprano gli americani. La Costa Smeralda gli arabi. Vabbè. La Rinascente i thailandesi. Sì. Il Milan e l'Inter i cinesi. Vabbè. Valentina Nappi costretta ad andare in California. Vabbè, Valentina Nappi. Io divento matto. Non ce la faccio più. Sì. E tutto questo però. Sì. Cos'è successo? Sì. Dove è successo questa cosa qua? Vuole dello sito? Che ci sono delle persone che dei patrimoni nazionali. Patrimoni nazionali! Che sono costretti a lavorare ancora a 76 anni! Io non ci voglio stare! In un paese così non ci voglio stare! Eccolo il responsabile maggiore! Eccolo qua! Bambini! È arrivato il momento del cartone! No. Il cartone inanimato, questo uomo qui. No, Giordano. Giordano, è Conte. Eccolo qua. Come stai, Conte? Bene, ti metto qua. Però non sia maleducato, quello è il presidente del consiglio. Abbia pazienza. Io voglio bene questo omino qua. Abbiamo lasciato a casa questo uomo. Chi? Faccelo vedere, Donato. Indovina chi? Ecco. Un gattino, ma cosa? Un padre, un uomo generoso. Lo abbiamo lasciato a casa ed è costretto a vivere sotto un ponte a riscaldarsi soltanto col tepore della batteria del cellulare. Ma no, non esageriamo. Io divento matto. È rimpianto. Oddio, mi sento male. Cioè, sta male? Mi sento male. Giordano. Oddio. Oh. Veramente, Giordano. C'è una sedia? C'è un medico italiano? Ma no, italiano? No, un medico italiano. Scusi, ma che vuol dire? Cosa cambierebbe se non fosse italiano? Tutto questo quando ieri c'è stata una manifestazione a Roma. Erano 200 anni dall'Unità d'Italia che non si vedeva così. Una manifestazione bella, pulita, con piene di bandiere. Il tricolore ci ha fatto battere il cuore. Poi siamo andati dalla Boschi e le abbiamo chiesto: senti Leopolda, sì, senti, no,
Leopolda. Come? Leopolda. Sei in ponte, no, Donato? E l'abbiamo chiesto alla Boschi di che colore è la bandiera italiana. Sentite cosa ha risposto. Che colore è la bandiera italiana? Sinceramente non lo so. Bella stella! Giordano, manca la domanda. E vai, Donato, però... Sinceramente non lo so. Non ce la posso fare, non ce la posso. Andiamo via. Ma grazie. Non è più il paese nostro.